Ad Agnano la settima corsa è un miglio per anziani di categoria F, in salchi gentleman proprietari sono in 11. Chiusura delle ali, gran lotta per il comando di galoppo Champagne Sferre nel tentativo di far partenza. Agodoc riesce a sopravanzare tutti, Colosseus si sistema secondo davanti a Canarino Jet, poi Always Be con il giovane Agnello. Agodoc tira via come fa solitamente e completa un quarto iniziale siderale in 27,9. A circa 30 metri Colosseus precede Canarino Jet, Always Be, Zildown, Slide SM che rimane a largo e poi cerca di parcheggiare ma non riesce. La sua mossa in una prima parte riesce nella seconda. Il leader ha completato 600 da lotteria in 41 secchi, metà gara in 57,5. Agodoc adesso deve un po' rifiatare dopo una gran selezione nella prima parte e completa il chilometro in 1,12,9. Si avvicinano i ritardatari, Colosseus in anticipo su Canarino che sullo scatto lo va a coprire. Si avvicina molto bene anche Zildan Slide SM, riparte Agodoc, 1,27,5, 3 quarti di miglio, torna in chiaro vantaggio. Zildan Slide SM muove in terza ruota, il primo inseguitore di Agodoc è Canarino Jet. Canarino prova ad avvicinarsi ad Agodoc che è ancora in chiaro vantaggio, ci prova Canarino ma da Agodoc non affievolisce lo slancio, riparte e va a concludere alla grande mentre Canarino difende il secondo dall'arrivo valido di Zildan Slide SM, quarto posto a contatto per bel volo. Gran bel percorso di testa di Agodoc in splendide condizioni. Il figlio di Napoleon con un gran percorso di testa estremamente selettivo va a vincere nelle mani di Francesco Pepe per il training di Luca Fierro. Chiaramente la proprietà è di Francesco Pepe e sì,